Devo tornare a Lost Lake, verso nord. Devo salvare Boozer e salvare Ricky. Iron Mike, non posso aiutare lei, ma posso salvare loro. Mi dispiace, Sara. Mi dispiace. Io non farò. Troverò il modo, troverò il modo, troverò per prenderti, lo giuro su Dio, tornerò da te. Devo andare a nord a seguire la Santi, amore è libera, sì, è la via più diretta. Santi, di qua, direzione nord. Presidio, merda, questo non c'era prima. Posso girarlo. Resisti, Mose. Arrivo. Sono finiti, eh? Vi siete cacciati tutti. Come immaginavo.
Brucia, cazzo! Boozer, mi senti? Rispondi. Boozer, dai! Sei tu? Sì, portali qui, dannazione. Eddie, porta dentro i feriti! Boozer! Dick, è bello sentirti, fratello. In questo momento ci saresti utile. Portateli dentro! Muovetevi, maledizione, su! Attenti! Sto arrivando, Boozer, ci sono quasi. Schizzo! Schizzo è lì, Boozer. Ti sta cercando. Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Addosso, non fateli scappare! Ammazzateli dal primo agli ultimi! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo! Tranquillo, quello stronzo è già nostro. Dick, grazie al cielo, andiamo. Ricky, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato. Ehi, culo pesante, ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? Sì, Mike, è qui fuori. È qui? Sì. Sì, sai, io... non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ok. Ok. Che notizia. Che notizia. Ma voglio conoscerla. Deve essere... eccezionale. Se è sopravvissuta... come la mia Elizabeth. Okay, okay. Tieni, Mike. Ecco. Mike. Mike, prendi questa. No, no, non la voglio. Basta. Ecco, tranquillo. Io
Mi sbagliavo, Dick. No, 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 insieme possiamo farcela, Mike. Appena ti sei rimesso in piedi, noi... Mi sbagliavo, io mi sbagliavo. No, mi sbagliavo. Fai tutto il possibile. Per proteggere il campo. Ricky. Sì, sono qui, Mike. Sono qui. Mike. Mike. Non è semplice dirlo, ma Mike è morto. Lui voleva fermare Schizzo e riportarlo qui. E come ha sempre fatto, lo voleva convincere, ma... Ok. Sì, smettetela! Ora, basta! Non è un elogio funebre! Mike non l'avrebbe voluto! Non perdiamoci in chiacchiere, perché... Perché gli uomini che abbiamo ucciso oggi... Beh, ne rimangono altri. Molti altri. Io li ho visti. Sono stato al loro campo. E quando torneranno qui, vi faranno a pezzi, senza pietà. O ci proveranno. Se noi non li attacchiamo prima. Ehi! Ehi, silenzio! State zitti! Ascoltatelo. Iron Mike era suo amico, quindi dovete fidarvi di lui. No, hanno ragione, non posso farlo. Io non sono Iron Mike, sono solo un randagio. Va bene, allora vai. No, io non voglio scappare, senti. Ok, dì a Boozer di venire alla baracca. Ok, l'ho trovato in un bunker di survivalisti. Aspetta, sì, sì, ci servirà un camion, grosso come un autocarro da cantiere. Dobbiamo riempirlo di fertilizzanti. Nitrato di ammonio? Già, combinato con un centinaio di galloni di creosoto. Un camion bomba al fertilizzante. È il tuo piano? Oh mio Dio. La milizia ha convertito l'isola in una fortezza. Ci sono dei civili nelle grotte, ci sono operai e altri superstiti che il colonnello riteneva inadatti al servizio. E poi l'armeria e il presidio al cancello principale. Attacchiamo lì e potremmo colpire la milizia dritta al cuore. E invece sarà? Lei è nelle caverne che il colonnello chiama Arca. Ma come fai a sapere... che i soldati non uccideranno gli altri e Sara e tutti i civili. Io non lo so, ma so che l'esplosione scatenerà il caos in ogni angolo del campo e spero di entrare e portarla fuori prima che si organizzino. Sentite, non si tratta più solo di Sara. Il colonnello ha dichiarato guerra ai sopravvissuti e ha messo in piedi un vero e proprio esercito. Iron Mike e gli altri hanno già perso la vita a causa di questo conflitto. E noi faremo la stessa fine se non colpiamo per primi. Non ho mai detto che fosse un buon piano. Infatti è un piano del cazzo, Dick. Sei con me, fratello? Oh, non vedo l'ora. Ok. Ma da soli non abbiamo speranze. Sì, ok, d'accordo. Se ci
sono volontari, radunali all'ingresso sud. Mm-hmm. Così al momento dell'esplosione si concentreranno sul cancello principale. Ok, serviranno delle scorte. Voi siete matti. Come procede? Stai indietro. Ehi, Dick. Ehi. Questo cos'è? Oh, chiedi a lui. Beh, un camion è come un carro armato. Così ho pensato di riconvertire questa. Porca. Credi funzioni? Vediamo subito. Ok. Ah, sì! Palla grande! Ora va riempito. So dove trovare il fertilizzante. Picchiamo appena ho fatto. Ok. Qualche settimana fa, io e un altro paio di ragazzi abbiamo bruciato un nido. Un nido di curiosi. A un certo punto è uscita... Recuperare tutto il fertilizzante che ci serve al ranch di Iron Butte. Ranch di Iron Butte? Sì, voglio dire. Penso che a Jesse e ai suoi ripugnanti serva ancora. Una volta era un campo da golf, no? Hanno ancora una zona con attrezzi, tosa erba. Fertilizzante. Giustissimo. Beh, sto andando lì ora. Quando la via sarà libera, chiamerò te e Ricky per portare il camion. Ricevuto, fratello. Qui Boozer, chiudo. Sì, certo, Ricky, ci sono. Volevo solo dirti grazie per essere tornato ad aiutarci. Mi spiace solo che fosse troppo tardi. No, fermeremo Schizzo. Ci riusciremo, vero? Esatto, lo fermeremo. E devi sapere che mi spiace per tua... per Sara. Posso solo immaginare cosa stai provando. Perdere una persona due volte a quel modo. Ehi, non l'ho ancora persa. Stiamo costruendo una bomba gigante, ricordi? Beh, è bello riaverti tra noi. Lo Snake ha bisogno di te. Ehi, Ricky. Non è stata colpa sua. Sappilo, di Iron Mike. Intendo, lui ha fatto quello che riteneva giusto. Lo so. Ricky, chiudo. Dick! Ci sei? Schizzo. Oh, hai un bel fegato a chiamarmi. Eccoti, fratello. Ascolta, io ho provato il colonnello. Sul serio. Capitano, che sparassero ad il colonnello vuole parlarle non immediatamente. Non finisse così, figlio. Sì, sì, bene, di che sto arrivando. Capitano, chi hai tradito per meritare una promozione? Questa faccenda della milizia è una stronzata, lo sai. Fratello, devi ascoltarmi.
Non sono tuo fratello, schizzo. Ok, volevo che sapessi che quando Curi ti ha liberato, il colonnello è impazzito. Ha pensato che fosse coinvolta, è uscito di testa. Se l'è presa con Whittaker, stava per ucciderla, Dick. Dick! Sì, ti ascolto. Ma io l'ho fermato, Dick. L'ho fermato. Gli ho detto che quel veleno su cui sta lavorando potrebbe servire ad altro, oltre che ad uccidere i furiosi. Metti caso di trovare un campo nemico con una bella riserva idrica. Magari versare un gallone di cicuta lì dentro potrebbe risolvere un mucchio di problemi. E insomma, al colonnello l'idea è piaciuta. Per cui mi ha messo al comando dell'arca, perché la protegga. Ora lei fa rapporto a me, Dick. A me. Che cosa cazzo vuole, schizzo? Fratello, volevo solo avvisarti. Stanno arrivando, non posso fermarli. Stanno arrivando e stavolta il colonnello andrà fino in fondo. Beh, faccia pure, non fuggiremo. E quando sarà qui stavolta, troverà l'accoglienza che merita. Ehi, Dick. Capitano, il colonnello aspetta. Arrivo, cazzo, sparisci! Ehi, Dick, ascolta, io devo andare. Ma porterò i tuoi saluti al... Capitano Sarkozy... Ci siamo. Quasi. Amico mio,
Abbiamo finito. Gesù. Boozer, ci sei? Via libera. Puoi dire a Ricky di portare il camion. Ricevuto. Ehi, Dick. Abbiamo una sorpresa per te, fratello. Ah, grandioso. Davvero, non vedo l'ora. Dick, chiudo. Serve... quello cos'è? Un regalo di Ricky. Per la moto è presto, ma posso cambiare marcia su un camion. Wow. Puoi fermarti lì? Ok. Bene! Dovrebbe andare! Ok, cosa manca? Creosoto, ti chiamo quando sono pronto. E dove li trovi 100 galloni di creosoto? Non lo vuoi sapere. Dick, ti devo parlare. Ricky, qual è il problema? La milizia. Cosa? Dove? Per Boozer pianificano un altro attacco e mi ha chiesto di mandarti in avanscoperta. Oh, il diavolo, la milizia. Ok, ci penso io. Grazie a Dio. Informo subito Boozer. Chiudo.